non solo in Italia e in Europa. E a questo proposito vorrei coinvolgere subito nella discussione, breve ovviamente, Rocco Spanò, che ha qualcosa, vieni Rocco, che ha qualcosa da dire e da proporre anche in presenza del presidente Oliverio. Prego Rocco. Scusate, il pallino, lo scambio per il fratello, scusa per lui. Sono Pandino Spanò, consigliere comunale di Monasterace. Ho seguito con Mimmo le vicende degli ultimi 20 anni del suo progetto meraviglioso che ha attraversato i cuori di mezza Europa, del mondo. Adesso questa esperienza non può morire come se nulla fosse successo. È successo un fatto sul confine Italia-Francia, un fatto gravissimo da parte dei poliziotti francesi verso gli immigrati, un fatto che nella sua gravità aveva un piccolo spessore. Invece qua abbiamo una situazione di una comunità intera che Mimmo è riuscito a far rinascere, a far risorgere con un progetto meraviglioso. Quindi questa esperienza non può morire. Io volevo dire solo due cose. Mentre aspettavamo il presidente Oliverio, ci siamo visti 4-5 amici che ci conosciamo da molti anni e abbiamo in mente un'idea che poi metteremo in rete fra qualche giorno, fra qualche settimana, che qui non voglio riferire, prima deve partire, e poi qui chiederemo il consenso a tutto il mondo, per dare sostegno, diremo poi come, le vie, i modi, le modalità per dare sostegno al progetto di Mimmo Lucano, che non è il progetto suo, è diventato il progetto di una comunità di progresso, di avanzati, in un mondo che va verso una direzione, questa è un'altra direzione, è possibile, dipende anche da noi. Io, senza dilungarmi, Mimmo ha già detto tutto, quindi è inutile ripetere i concetti di amore, di affetto, di solidarietà, di vicinanza, di fratellanza che Mimmo ha nel cuore, che Mimmo sa esprimersi bene, insomma. Io voglio solo fare un appello al Presidente della Regione, che certamente dobbiamo ringraziare perché è venuto, perché ci mette la faccia e il cuore. Io inviterei il Presidente a convocare un Consiglio regionale straordinario, perché Ediace è un modello che ha fatto breccia nella Calabria, in Italia e nel mondo, e credo che occorre aprire una discussione franca anche nel Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale rappresenta la Calabria, Ediace rappresenta il mondo, ed è una Calabria diversa quello che Mimmo ha costruito, e questa Calabria diversa deve farsi luce, deve farsi strada e non può morire in questo modo.